finalmente parliamo del Salone del Mobile, un evento pazzesco che coinvolge tutta la città e un po' tutto il mondo anche, che comincia proprio in queste ore, probabilmente aprivano alle 10, quindi credo, no? Sì. Buongiorno, nostro ospite, l'architetto Luca De Nova, come stai? Benone, tu? Bene, grazie, quindi è aperto da un quarto d'ora con tantissime presenze a Milano, c'è davvero il mondo in questi giorni che... Questi giorni e anche queste settimane. Tutta la settimana. Ah beh certo, perché uno mica arriva stamattina, no. Infatti tutti i preparativi sono già stati fatti nei giorni precedenti. Allora cominciamo a fare un po' un punto della situazione per quanto riguarda il design. Luca, noi ti chiamiamo tutti gli anni per aprire questa importante mattinata. Volevo ringraziare come mia consuetudine Radio Lombardia, a te principalmente, a tutto lo staff e al mio grande amico Tiziano. Che okay, mi dà, il nostro editore, che va mi bene. Dà questa grande possibilità di essere qua sempre a presentare l'evento. E del resto un architetto stamattina, voglio dire, ci vuole, dici, no? Voglio dici. Dire, anche perché tu hai portato una grande novità rispetto sì, al design. È un paio d'anni che dopo comunque che ne parliamo, che ne ci parliamo, sto lavorando, ma finalmente c'è, è in griglia, esiste. È in griglia. Perché infatti, detto questo, Milano, l'impegno che si assume è di mantenere la capitale mondiale, di essere la capitale mondiale del design. Diciamo che è l'appuntamento in assoluto più importante al mondo, proprio a livello di design. Al mondo addirittura, non al ci mondo. Sono fiere più importanti no, no, per no. il design, neanche uno penserebbe New York. No, guarda, ti spiego. La Svezia. No, la Dispoli. La Finlandia, la Dispoli, esatto. Praticamente. Milano, Milano praticamente è un po' come il Gran Premio di Monte Carlo, come dissi l'anno scorso, di Formula 1. Risulta proprio un impegno annuale importantissimo. Infatti quest'anno, se voglio fare un parallelo con col Gran Premio di Formula 1, c'è in griglia la mia creazione, che è Carbon Core, la prima porta con l'anima in carbonio, lì pronta per partire. Oh mamma mia, che emozione. Questo, è sì. È un'emozione, sono arrivato un po' stanco, un po' la pressione si è sentita, c'è stato tanto lavoro, ci sono stati 2 anni di lavorazioni, perché comunque il carbonio è un, da quello comunque che ho provato, che ho imparato, perché ogni giorno si impara, è un materiale molto affascinante sotto tutti gli aspetti, ma anche molto difficile da lavorare, da assemblare, da assimilare ad altri dati materiali, quindi è stata una bellissima esperienza, ci sono stati un attimino degli sconforti che ci hanno comunque permesso di andare avanti. Come voi dici, non ci fermiamo mai, non mi sono fermato neanch'io e nell'azienda la 3+ che praticamente produrrà questa porta. Spieghiamo bene qual è la novità di questa porta al carbonio. Allora, la novità in assoluta è che praticamente, come dissi un anno e mezzo fa, la maggior parte dei designer o degli architetti tendono, o bene o male le porte che si vedono in tutto il mondo, a dare un aspetto esteriore alla porta, un decoro, una linea, un colore. Invece io sono rimasto affascinato dal, lo chiamano tamburato, che praticamente è un modulare, un alveolare in cartone. Quello che di solito viene nascosto dal legno. Nascosto. Perché lo nascondo? Perché è bello effettivamente. Infatti io sono rimasto affascinato quasi 2 anni fa e mi dissi che bello, che bella forma geometrica che c'è all'interno di questa porta, e perché continuare a dare valore all'esterno quando invece all'interno c'è questa forma particolarissima che secondo me va valorizzata. L'ho messo un attimino nel cassetto, poi l'ho ripreso quando questo mio amico carissimo mi ha messo in gioco, mi ha messo in gara, mi fa: Luca, creami, disegnami una porta. Ho ripreso questo materiale, ho voluto dargli un valore aggiunto che è il carbonio, anche perché per tutte le sue prestazioni meccaniche, fisiche, ignifughe eccetera, molto leggero. Ho ridotto la classica porta, che la classica porta passa dai 38 mm ai 44, quella tamburata, col carbonio siamo arrivati a 28 mm, che è praticamente 2 cm di anima di carbonio più 4 mm di cristallo, infatti si chiama Carbon Core 2.8. è la prima porta tamburata con l'anima al mondo di 28 mm. È vero che ci sono le porte in cristallo che sono 5 mm, ma tamburata è la prima. Sono affascinata anche perché io sto vedendo delle fotografie di questa porta che gli altri possono vedere sul tuo sito. Non è ancora, perché non potevamo vederla subito, in questo momento. Non abbiamo potuto per motivi normativi nostri personali. Da oggi
un attimino si... Fra quanto si potrà vedere sul sito? Sul mio sito penso tra una settimana. Tra una settimana, alla fine del salone, quindi? Sì, ecco, sì, ok, sì. Però si può andare a vederla. Preferisco vederla nelle case io. Mamma mia, che oggi te la vai a vedere? Sì, sì, è tantissimo che la vedo, guarda. Allora, rispiega dove si può vedere. Praticamente in via Durini, uh-huh. In questo fuorisalone. In uno dei tantissimi eventi del fuorisalone, perché spieghiamo sì. magari per chi fosse appena arrivato anche a Milano, no? Che ci sì, sta sì, ascoltando sì. da un taxi. Ormai ci sono eventi in tutta la città. In tutta la città, sono diventati importantissimi. È bello il salone, è bello tutto ciò che riguarda la fiera, ma il fuorisalone ha un altro fascino, un altro sapore. Poi c'è tutta la zona Tortona, tutta la zona Navigli, comunque poi che adesso comunque è fortissimo il food and beverage, quindi si può anche parlare, bere qualcosina, guardare l'oggetto. Non è la classica fiera vecchia. Si cammina. Quella degli anni 70. Allora resta lì, ascoltiamo Johnny Jackson e poi torniamo a parlare del Salone del Mobile. Perfetto. Di uno dei tanti eventi del Fuori Salone con l'architetto Luca De Nove e della sua porta così innovativa. Janet Jackson a Mattino Lombardia, l'architetto Luca De Nova per parlarci di una grande novità di quest'anno, presente in uno dei tanti eventi del Fuori Salone, Salone del Mobile, che a Milano apre oggi insieme al MiArt, una settimana importantissima, il mondo è qui a Milano, quindi invitiamo anche tutto il resto della Lombardia a venire a vedersi insomma gli eventi, ma anche a divertirsi, perché poi è anche grande divertimento per queste serate che partono dalla mattina, secondo me. Dalla mattina a notte inoltrata. Mi viene da dire, esatto, ora aperitivo, ma col cavolo, già da adesso si fa festa. Meglio prenotare un hotel e stare qui tutta la settimana sì. per chi può. No, vale veramente la pena per chi non abbia mai sì. fatto l'esperienza. No? Perché tutta settimana fatta bene, perché non basta solo un giorno per quando visitare si... tutto esatto, questo mondo. Esatto, quando si parla di Salone del Mobile, magari uno che non c'è mai stato pensa, vabbè, una fiera. No, devo comprare i mobili. No, non è così, è una festa che dura una settimana. Giusto. Mi devo istruire, esatto. devo vedere le nuove tendenze, i nuovi colori, i nuovi modi, i nuovi stili di vita. Ricordiamo allora, la tua porta dove la possono vedere in uno degli eventi del Fuori Salone? La mia porta posso vederla in via Durini, angolo via Felice Cavallotti. Ok, diamo il sito, il tuo sito invece? ldnprogetti.it. Allora, quali sono le nuove tendenze? Cosa si vedrà da oggi al Salone del Mobile? Allora, c'è questa... fortissima tendenza quanto riguarda i tessuti velluti. I velluti un molto po' anni 60, molto, anche anni 50, 50, anche 50. Sì, un po' vintage. Proprio molto vintage, color oro, color smeraldo. Sì, che bello! Carta zucchero. Carta da zucchero. Un po' anche anni 70. Anche Tiffany. Ma cosa mi stai dicendo? Sì, sì. E poi anche il color Loal, quel verde sì, forte sì, che smeraldo, si vede molto. Proprio fortissimo. Quel colore che è stato usato molto anche nel film che ha visto l'Oscar, che ha vinto l'Oscar, La forma dell'acqua. Usa sì, tutti questi sì, colori sì, sì. Il regista bene o male comunque colori acquatici, questi colori, aranci tutto ciò che, molto sì. questo arancio molto scuro sì. ecco questo e, ocra e praticamente va tantissimo, come avevo anticipato l'anno scorso, tutto ciò che è geometrico, dalle piastrelle alle ceramiche alle carte da parati. Ah, proprio tutte queste forme romboidali, quadrate, sì, triangolari. Quelle piastrelle esagonali che c'erano nelle case dei una nonni. Volta, no? Esatto. Nelle case milanesi, le entrate, sì. nei disimpegni c'erano queste. Le piastrelle anni 70 nei bagni, se le avete, sì. non le no, cambiate. Anzi, bisogna valorizzarle. Sì. Addirittura abbinare carta da parati. Proprio enfatizzare tutto ciò che riguarda la geometria, per chi vuole rimanere un attimino sul trend. Poi ho visto anche delle cose che non vedevo più da davvero dagli inizi degli anni 80. Abbinare i tessuti, cioè la tenda uguale ai cuscini. Sì, uguale... sì, è tornato un po' questa nuova tendenza della. Noi professionisti abbiamo sempre definito la nuance. Rimanere in nuance. È vero. Che significa abbinare dal tessuto alla tenda, al divano, sì. al tappeto. Che mi piace tanto. Al cuscino. La faccenda di staccare. Sì, anche perché sì, se sì. uno deve arredare da solo la casa, conto se uno si può ovviamente rivolgere a un architetto, ma molte persone che devono fare da sé hanno la mania di staccare, però per staccare bisogna sì. essere prima molto bravi ad abbinare, se primo. No si fa una scarpa e una ciabatta. Guarda Monica, per staccare è ancora più difficile che abbinare. Esatto, quindi se non sapete se abbinare male, non staccate. È finita. Esatto,
questa mania di staccare. Io ti ringrazio tantissimo, ricorda il tuo sito e dove si può vedere la tua porta. Allora, il mio sito è ldnprogetti.it e se volete venire a vedere Carbon Core 2.8 è in via Durini, angolo via Felice Cavallotti. Grazie all'architetto Luca De Nova, adesso gli Strambellas, che sono stati nostri ospiti tanto tempo fa, ma più tardi arriverà anche Alice Merton, ospite internazionale di oggi a Mattino Lombardia.